lo trascorriamo, come ormai accade in quest'ultimo mese, in queste ultime settimane, con il professor Valerio Malvezzi. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera. Allora, professore, voglio raccontare al volo ai nostri telespettatori che io ho la fortuna di poter ogni tanto sentire prima delle trasmissioni il professore, dove noi parliamo a volte per tantissimo tempo, in cui affrontiamo tanti argomenti. Sarebbe bello, abbiamo fatto questa riflessione, sarebbe bello registrarci per tutto quello che emerge come brainstorming. Però, professore, tra le cose di cui abbiamo parlato e che vorrei che emergesse in questa trasmissione questa sera, c'è il cosiddetto acronimo TINA, o TINA, There is not alternative, no? E partirei da qui legandolo ad un altro concetto, ovvero una riflessione su che cos'è il Covid e su cosa sta soprattutto producendo in questo momento. Io partirei da qui per lasciarle la palla e consentirle di conseguenza di elaborare una riflessione, come sa fare lei. Dottor Rigano, lei vuole alimentare la mia fama di complottista, come si può dire, terrorista, disfattista, via discorrendo. Va bene, ripeto il ragionamento che ci siamo fatti in una piacevole telefonata, il piacere reciproco. Io mi sono chiesto per molti mesi, insomma, se il Covid fosse veramente una disgrazia per tutti e per quale motivo noi andassimo avanti. Ieri parlavo con un commercialista che si è iscritta recentemente a un mio corso che diceva: beh, quando il Covid sarà finito, e io l'ho interrotta per dire: ma questa è un'ipotesi forte, chi ti dice che il Covid finirà? E mi sono fatto queste domande perché per molti mesi, come la raccontavo in una nostra conversazione telefonica, io mi chiedevo: ma chi è che ci guadagna di tutta questa storia? Perché ci perdono i trasporti. Io in questo momento sono in un albergo, come forse si nota, dove praticamente credo di essere forse l'unico ospite o qualcosa del genere. Insomma, sono in Veneto in questo momento, mi si dice che per esempio Venezia è morta, ma io la scorsa settimana ho visto Firenze, questa settimana sono stato a Roma. Insomma, mi interrogavo e mi dicevo: ma chi è che ci guadagna da questa vicenda? Poi uno va a vedere in borsa, si accorge che ci sono delle aziende come Twitter, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, che hanno preso il 50% del Nasdaq, cioè dei titoli tecnologici, e il 25% degli Standard & Poor's 500, cioè delle borse americane sostanzialmente. Allora, qualcuno sta facendo i soldi. Poi si va a vedere che questo qualcuno va a comprare terreni agricoli, va a comprare beni reali. Allora, dato che in borsa nulla si crea e nulla si distrugge, quando sentite dire o leggete sui giornali: oggi la borsa ha bruciato N miliardi, è tutta una stupidaggine. La borsa non brucia valore, o meglio, brucia un valore nominale, ma i valori reali si spostano di proprietà. Quindi chi sta facendo affari miliardari col Covid sta diventando padrone di realtà reali, che domani saranno ristoranti, alberghi, piuttosto che mezzi di trasporto, eccetera. Allora, cosa vuol dire l'acronimo che io le ricordavo, cioè TINA o TAINA? Vuol dire there is no alternative, non c'è alternativa. A che cosa? Al fatto che se io ho 1.000 euro e voglio raddoppiare il mio capitale, ora vado a memoria, potrei essere impreciso, ma basta che vi mettete lì se avete voglia con una calcolatrice e fate i conti con precisione. Allora, se io voglio raddoppiarlo con le azioni, che danno magari un 5,5% di media, io ci metto 12 o 13 anni. Se voglio farlo con le obbligazioni, che danno magari uno 0,5% di media, ce ne metterò 120, 130 di anni. Se lo voglio fare con i soldi che mi danno in banca, depositandoli come facevamo una volta, diciamo lasciando i soldi sul conto bancario, ce ne metto 700 e rotti di anni. Allora, in questa situazione, l'acronimo che si usa in borsa, cioè non c'è alternativa, a che cosa non c'è alternativa? A investire sul mercato borsistico delle azioni. Allora, io farò un ragionamento da complottista, poi lei sa che ora ho scritto un romanzo e quindi lì posso veramente usare le mie tesi complottiste. Beh, se io fossi un genio del male, penserei che il Covid sia una grande opportunità. L'opportunità perché le persone abituate a portare la mascherina e ad accettare il rischio o comunque pensare che ormai siamo a rischio,
beh, potrebbero trovare normale quello di investire nelle azioni, cioè nel mondo del capitale di rischio. Professore, non penso di avere convinto nessuno, ma almeno aver instillato il dubbio. Ecco, le voglio solo leggere un frammento di un articolo pubblicato venerdì dal Corriere della Sera a nome di Sergio Arari, di un collega Sergio Arari, il quale dice, scrive esattamente così: dobbiamo prepararci negli anni a venire ad una campagna vaccinale mondiale permanente. Vuol dire che io e lei, per tutti gli anni che ci restano nella nostra vita, mi auguro lunghissimo per lei e per me altrettanto, tutti gli anni della nostra vita noi ci dovremo vaccinare contro il Covid. Quindi 30-40 anni solo di vaccinazioni Covid. Questo è il futuro che ci stanno preparando. Lei mi dirà, Rigano, non mi superare a sinistra sul tema del complottismo, però siccome lo scrive il più importante giornale italiano, mi viene da fare qualche riflessione, o no? Sì, ma sul fatto che dobbiamo diventare dei cani e quindi come tale farci la vaccinazione annuale, mi sembra che ormai la gente lo cominci a capire. Io non sono un virologo, quindi per carità, ci sono già troppi medici che parlano di economia, quindi io non entro in queste disquisizioni. Però certamente penso che ci dovremmo vaccinare contro la stupidità, o perlomeno che si metta una tassa sulla stupidità umana. Quello che trovo assurdo è, parlando in termini forse meno provocatori e più seri, che invece non si pensi ad una tassa per i guadagni borsistici faraonici che stanno facendo i grandi capitalisti. Questo sì, perché nel momento, mentre io ero a pranzo e mangiavo qui e parlavo col cameriere, a un certo punto chiacchieravo amabilmente del fatto che qui in Veneto, ma ripeto, l'altro giorno a Firenze, l'altro giorno a Roma, via discorrendo, da voi a Milano, insomma, tutti i giorni io vedo piccole imprese che chiudono. Queste imprese, forse lei non lo ricorda, ma oltre il 62% è stato l'aumento delle società che in questo momento sono, diciamo, in vendita, quindi le aste immobiliari. Beh, che cosa compreranno dell'Italia? Boh, senza essere troppo complottisti, io penso che non sarà assurdo pensare che continuando con un anno o due di Covid si vada al 120% di aumento di aste immobiliari. E sa chi comprerà tutti gli immobili? Parlo di case, parlo di ristoranti, parlo di alberghi, parlo di bellissime ville. Beh, glielo dico subito, i grandi capitalisti dei grandi blocchi finanziari, perché le imprese familiari non avranno il denaro per potersi ricomprare questi beni fisici italiani. Quindi io non penso che sia complottismo pensare questo, penso che sia aprire gli occhi di fronte invece a questo, diciamo, incantesimo collettivo. Professore, posso chiedere una sua valutazione sulla prima mossa che ha fatto Draghi in Italia, cioè la rimozione di Arcuri e la convocazione e la cooptazione di un generale al Comitato Tecnico Scientifico? Come la legge lei questa azione? Mi sembra assolutamente in linea con il piano antidemocratico nel quale stiamo vivendo, con che ci sia un governo di generali e di tecnici, mi sembra una cosa assolutamente normale nel momento in cui noi abbiamo avuto un Presidente della Repubblica che con due motivi assolutamente inconcludenti e insostenibili, con la compiacenza di tutti gli organi di informazione, è riuscito a far credere a 60 milioni di imbecilli che era giusto non andare a votare, non giusto, che era cosa buona, doverosa e giusta, diremmo con un linguaggio, come dire, cattolico, cioè che non si poteva votare perché c'era la pandemia, quando in realtà si vota in tutti gli stati del mondo, 40 stati del mondo hanno votato e poi andiamo alle regionali, alle comunali e via discorrendo. E secondo, bisognava portare a casa i soldi dell'Europa e quindi servisse un bravo tecnico. Già da lei ho parlato del fatto che questi fondi dell'Europa non esistono, sono soldi nostri presi dalle nostre tasse. Quindi in tutta questa menzogna collettiva alimentata dai vertici delle istituzioni trovo assolutamente coerente che si decida di mettere a distribuire un vaccino uno che prima distribuiva dei beni militari per fare le guerre. Quindi io non entro nel merito perché chiaramente io penso che abbiano preso il miglior militare per fare le cose, e certamente non voglio esprimere un'opinione sulla persona, ma sul metodo sì, cioè che noi abbiamo un governo di tecnici è mia ferma opinione. Che poi, guardi, le do la mia definizione di governo tecnico: un governo è tecnico
calato dall'alto, punto. Quindi quando un governo viene messo lì con un Presidente della Repubblica che nomina di fatto in carica un tecnico che poi dopo riceve degli innesti politici perché in realtà i partiti vogliono arrivare al semestre bianco, questa è la verità, beh, insomma, non mi si dica che questo è un governo politico. Io vorrei avere come riforma dello Stato una riforma che dica andiamo a fare il Presidente del Consiglio diretto direttamente dai cittadini. Quindi io voglio sapere prima chi sono i parlamentari, voglio sapere chi sono i ministri, voglio sapere i sottosegretari, voglio sapere la squadra di governo, come si fa con le comunali. Peccato che le comunali ormai non contano un fico secco, perché ai miei tempi, quando facevo l'assessore, parlo delle guerre puniche, almeno all'epoca si parlava di inversione del rapporto finanza propria derivata, cioè dare il cosiddetto federalismo fiscale. In realtà ce la siamo presi in quel posto perché abbiamo ricevuto a livello locale solo gli oneri e nessun onore. Abbiamo ancora un minuto e mezzo, professore. Un'ultima considerazione. Un Presidente del Consiglio che non parla nella società della comunicazione, che cosa suggerisce? Suggerisce semplicemente l'applicazione di quello che lui stesso ha scritto nel documento Group of 30, che nella sua televisione, nella sua trasmissione, forse nel primo posto in Italia ha avuto la possibilità di essere comunicato in una televisione non, diciamo, che ha censurato questa roba. Beh, i suoi ascoltatori potranno andarsi a leggere il documento che ho citato nelle scorse settimane, quello del gruppo dei 30. Lì si dice chiaramente in un passaggio, ci sono delle hard choices, queste scelte dure non le devono fare i governi. Perché? Perché i governi, se creano dei disoccupati e fanno distruzione creativa di piccole imprese, dovranno rispondere agli elettori. Allora queste scelte le facciano le banche, perché loro non devono rispondere agli elettori. Quindi il fatto che il primo ministro italiano, che è un banchiere, quindi passaggio per fare poi il Presidente della Repubblica, non abbia bisogno di parlare agli elettori in questo momento, è perfettamente coerente con lo spirito antidemocratico, cinico, pragmatico e di linguaggio finanziario tipico del documento dei 30. Del resto, un banchiere non deve comunicare ai depositanti. Professore, io la ringrazio e mi collego a quello che lei ha appena detto con un'ultima riflessione, che è quella di chi pensa, come il sottoscritto, che la libertà sia un valore irrinunciabile. La libertà è come l'aria che respiriamo, non ne possiamo fare a meno, e quindi continueremo nella nostra battaglia, e finché potrò, finché sarà possibile, una voce libera come quella del professor Malvezzi, io la farò sentire sempre, perché penso che sia un valore aggiunto per tutte le persone che mi seguono, che ci seguono e che pensano che la libertà sia un valore fondante dell'individuo. Professore, continueremo le nostre riflessioni, se lei vorrà, anche nelle prossime settimane. Di solito la libertà va sempre di pari passo con la coglioneria. Dato che io e lei siamo abbondantemente, come dire, capaci di entrambi questi valori, penso che continueremo a parlare, perché solo i coglioni in questo momento non si allineano col potere dominante. Ma io, essendo un coglione, mi sembra anche lei, mi perdoni, probabilmente siamo condannati a questa libertà. Sì, assolutamente, sono d'accordo e fiero di essere definito un coglione da questo punto di vista. Porto questa cosa con me con grande piacere. Professore, ci vediamo la prossima settimana. Grazie a tutti coloro i quali ci seguono sempre con passione, con dedizione, con attenzione e con affetto. Arrivederci a tutti, buonanotte, ci vediamo sabato prossimo.